Il signor Guido Magistri, capo dello staff della presidenza del sesto municipio, che risponderà a questi cittadini. Allora, premesso che l'intervento che è stato realizzato non è un intervento del municipio, ma del Dipartimento Centrale che è per le periferie. La gestione di tutta l'occupazione d'urgenza finalizzata alla realizzazione delle case comunali chiaramente è stata fatta da loro e non da noi. Forse noi avremo ovviamente risolto il problema del parcheggio, visto che il cantiere non è iniziato subito, si sarebbe lasciato temporaneamente l'uso e la custodia di quest'area. Al momento della cantierizzazione sarebbe chiesto ai signori di uscire, o quelle buone o quelle cattive, Si può comunque fare si può questo? fare. È una procedura normale, è una procedura normale, addirittura si lascia molte volte in custodia un bene, onde evitare che si intrometta un soggetto nuovo non conosciuto dall'amministrazione, che poi diventa un grosso problema mandarlo via. Invece, facendo questa procedura, si lasciava ai signori l'uso e custodia finché non c'era la cantierizzazione, la reale necessità dell'occupazione di Si quest'area. può impegnare lei, Io Magistri, non mi magari? posso impegnare su questo perché, appunto, non essendo un intervento fatto dal municipio, noi abbiamo chiesto un incontro con l'architetto Coluzzi del Dipartimento, cosa che non ha risposto. È stata fatta una chiamata anche di fronte ai signori da parte mia, cercando nella sua segreteria di avere un contatto. Questo non. A chi dobbiamo rivolgerci Al allora noi? Dipartimento per le periferie che sta all'Eur, all'architetto Coluzzi. Ci farà avere lei il suo numero di telefono? Certamente. Per quanto riguarda le palazzine che verranno costruite. Le palazzine verranno costruite chiaramente, questo progetto è stato portato già al vaglio dal 94, quando è cominciato tutto il programma dello SDO, questa è un'area SDO, e l'attuazione dello SDO. Il programma è stato portato alla visione di tutti, anche dalla sovrintendenza, che sicuramente avrà preso le sue precauzioni. Al momento dello scavo ci sarà sicuramente lo scavo assistito, cioè praticamente la ditta che viene scava ma in presenza di un archeologo. Non è che viene fatto così, noi sappiamo benissimo che qui ci potrebbe essere una strada romana, sta sul tracciato, ma questo non vieta fare prima lo scavo assistito, poi verificare se effettivamente quello è il sito, se no si sposta al fabbricato o si trova una soluzione alternativa. Ma questo si può fare solo al momento dello scavo, non si può fare prima. Si è indicata quest'area, si è espropriata, la proprietà ha ceduto, fortunatamente una delle poche volte che la proprietà acconsente a cedere l'area, il comune con dei fondi che non sono tra le altre cose solo comunali ma sono regionali e sono i fondi impegnati dalla CE, cioè dalla Comunità Europea che ha fornito i fondi per fare questo tipo di palazzine. Ciò Saranno detto, palazzine poi vendute a privati? no, 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 sono case popolari. Case popolari. Per Edilizia economica e popolare, persone che non comunità ha hanno problemi magari. di casa. Questa è una cosa positiva. E Non poi sono sì. case in vendita, non sono cooperative, è il Comune di Roma che sta costruendo con fondi non propri queste abitazioni di edilizia popolare, perciò affitti agevolati. Allora, io direi una cosa, i politici e le istituzioni comunque devono rispondere continuamente ai cittadini, perché i cittadini poi, come avete sentito poi, dice, ci cercano solo per il voto e si stanno stancando tutti, per cui bisogna fare, agire e ci vuole l'azione. Spuda Rospo!